Buongiorno a tutti, mi trovo lungo la via Formellese Sud e sto cercando di raggiungere per una scorciatoia una delle cascate più nascoste del Parco di Veio, dell'area sud del Parco di Veio che sta nel comune di Roma. Di solito a quella cascata ci si va dal sentiero principale che sta dove c'è la cascata della Mola praticamente. E poi mi sembra di ricordare che ci sia anche un video degli esploratori dei Fani, non so se l'ho visto su Facebook o sul loro canale YouTube. Quindi diciamo questa cascata è poco documentata. Non sto cercando di dire che sia poco conosciuta perché sicuramente i locali, quelli che fanno escursioni nel Parco di Veio la conoscono bene, però c'è veramente poco sia su YouTube che sui blog vari sulle pagine Facebook dedicate all'escursionismo, quindi volevo approfittare del fatto che il mio audience, il nostro audience, si è un po' allargato per divulgare questa cascata che ho già, ho già divulgato mesi fa quando avevo, cioè in realtà un anno e mezzo fa, quando questo canale aveva pochi follower, 20-30 follower, e facevo i video così tanto per farli. Adesso che i follower sono molti di più, volevo appunto rifare un altro video su questa cascata. Per chi non lo sapesse, ecco, la cascata della Ninfa, una cascata incredibile che si trova attaccata alla via Formellese Sud, quella strada dove ho parcheggiato, che è una strada che dalla Cassia Veientana, dalla via Cassia Bis, porta direttamente alla via Cassia Vecchia, nella zona della Storta, che è un quartiere di Roma. Quindi qui siamo in una situazione dove c'è una cascata incredibile che vedremo fra poco, che sta a 300 metri dai palazzi e da un centro commerciale. Incredibile. E ora ci sto andando per vie traverse, per un sentiero che non so se sia un sentiero ufficiale o cosa. È tutto aperto, non c'è nessun divieto d'accesso, quindi è probabile che questo sia un itinerario del parco, immagino che lo sia, non ne sono sicuro, ma tutto mi lascia supporre che sia così. Praticamente la via Formellese Sud sta laggiù, lì ho parcheggiato, c'è un cancello aperto, lo vedo sempre aperto, e c'è questa radura che porta dritta alla zona prossima alla cascata. Laggiù è il castello del borgo medievale di Isola Farnese, un borgo medievale che si trova dentro Roma, alla periferia di Roma, perché Roma si è allargata fino ad includere alcuni borghi medievali che praticamente sono stati fagocitati dalla città. Quello è un borgo incredibile, sembra di essere già nel Viterbese. Tutta questa zona qui somiglia in tutto e per tutto al Viterbese. Non c'è praticamente nessuna differenza dal punto di vista sia architettonico che paesaggistico, però siamo praticamente dentro Roma, perché oltre quella collina ci sono i palazzi di Roma, incredibile. Ponticello di ferro che si incontra venendo dalla zona della cascata della Mola, quindi praticamente quando si viene dal borgo di Isola Farnese si scende alla cascata della Mola. C'è un sentiero che va dritto alla cascata della Mola, poi c'è un altro a sinistra del cartello Benvenuti al Parco di Veio, si prende quello e si arriva a questo ponticello che sbuca su questa radura. Io ci sono venuto da lì dritto, però bisogna andare dall'altra parte per andare alla cascata della Ninfa e alla tomba delle Anatre. Ma qui vediamo un'altra cosa interessante. Qui c'è un cunicolo etrusco che sta da qualche parte qua sotto. Questo è il fosso Piordo che poco più avanti forma la famosa e iconica cascata della Mola, dove tra l'altro è stato girato anche un film, se non sbaglio, una scena di Pinocchio. Ecco, questo è il sentiero che viene dalla cascata della Mola, si passa per questo ponticello e qui, andando da questa parte, scendendo verso la riva del Fosso Piordo, che è un affluente del Cremera, il fiume etrusco, c'è questo cunicolo etrusco dove c'è tanto di cartello, attenzione, pericolo di morte. Pericolo di morte, primo perché questo è tufo che potrebbe crollare. Qui si sente lo scroscio dell'acqua ed è evidente che ci deve essere un corso d'acqua all'interno di questo cunicolo.
Però un'altra fonte di pericolo potrebbero essere i cinghiali nascosti dentro al cunicolo. Soprattutto in un giorno infrasettimanale, quindi io non mi ci addentro più di tanto, anche perché non ho la lampada. Però ecco, giusto per farvi vedere, sentite lo scroscio dell'acqua, evidentemente qui c'è un fiume sotterraneo. Sentite che scroscio d'acqua, questo non è il Fosso Piordo, questo deve essere un affluente del Fosso Piordo. Comunque io avventurarmi in un cunicolo scavato nel tufo dove ci hanno messo tanto di cartello, ma evito di farlo, ecco. E proseguo verso la cascata della Ninfa. Venendo dal ponticello, quindi venendo dalla zona della cascata della Mola, si costeggia il Fosso Piordo fino ad arrivare a un altro ponticello che sta laggiù, si attraversa quello e si va verso la zona della cascata. Venendo invece da dove sono venuto io, cioè dalla Formellese Sud, laggiù si arriva qua in corrispondenza del ponticello e si costeggia il Fosso Piordo. Laggiù c'è quel paretone stratificato. Dove ci sono vari strati di colate laviche dell'eruzione del vulcano di Sacrofano che avvenne qualche, immagino, qualche decina, centinaio di anni fa, non so esattamente. Volendo, quella parete è visitabile, ci si può arrivare sotto dal sentiero che dalla cascata della Mola porta al Ponticello, si passa attraverso una specie di tagliata. Immagino d'origine etrusca e ci si arriva proprio sotto, ma è una zona abbastanza pericolante. E lì c'è pure un cartello semisommerso dalla vegetazione. Comunque andiamo da questa parte verso il secondo ponticello. Io proseguendo qui sulla radura, venendo dal primo ponticello e costeggiando il Fosso Piordo, arrivo in corrispondenza di questo evidente sentierino che porta all'altro ponticello. Qua il ponticello si intravede appena, ma basta girare per notarlo. Il sentiero è abbastanza sporco e sto facendo un po' di fatica a trovarlo, però orientativamente è da quella parte. Qui si sentono già le macchine della Cassia Veientana, dove ho parcheggiato, cioè no, scusate, della Formellese Sud, dove ho parcheggiato prima. Ecco, io in qualche modo sono riuscito a farmi largo tra i rovi, questo sentiero evidentemente è molto poco battuto e sono arrivato andando in direzione della via Formellese Sud, quindi basta sentire il rumore delle macchine, abbastanza evidente, e si arriva a questa situazione qui. Venendo da lì, dalla cascata della Mola, si arriva a questo cancello girevole. Qui ci sono delle proprietà private, ma qui c'è anche un cancello girevole dove si può tranquillamente passare per arrivare alla cascata che sta a circa 300 metri da qui. Passato il cancello girevole, di qua si arriva a questa tagliata che porta dritta ad una tomba etrusca chiamata Tomba delle Anatre. Invece dritto di qua, andando in direzione della strada in direzione del rumore delle macchine, si arriva a questa cascata poco conosciuta e poco filmata su YouTube, che è la cascata della Ninfa. Sono infilato di qua, qui si intravede il Fosso Piordo, in lontananza si intravede la cascata e si sente lo scroscio. Ed ecco la cascata della Ninfa, la cascata a 200 metri da un quartiere di Roma. Praticamente quell'edificio che sta dietro la cascata si vede dalla via Formellese Sud, praticamente a 200 metri dall'Olgiata, che è un quartiere residenziale di Roma. Qui siamo arrivati quasi al punto dove la Formellese Sud si congiunge con la Cassia, nella zona dell'Olgiata e la Storta. E notate che cascata incredibile che c'è.
poco documentata sia sui blog che sui canali YouTube. Eccomi qui al cospetto della cascata della Ninfa. Venendo dalla cascata, qui si andrebbe alla tomba delle anatre. C'è questa tagliata che poi fa una curva, ma mi risparmio di andarci perché l'ultima volta l'ho vista chiusa, recintata, e presumo che lo sia tuttora. Qui a Roma, quando le cose chiudono, difficilmente riaprono. Quindi vado dritto e torno alla macchina. Bene, ragazzi, ho fatto un'escursione breve, ma spero di avervi mostrato qualcosa di interessante, soprattutto a coloro che frequentano il Parco di Veio e che magari non hanno mai pensato di venire a vedere questa cascata, o perlomeno, insomma, per coloro che la conoscono, almeno ho fatto uno dei pochi video che si trovano su YouTube, perché stranamente, nonostante questo sia un itinerario molto bello all'interno del Parco di Veio, perché tra tomba delle anatre, cascata, affioramento geologico, quel cunicolo etrusco dove c'è scritto pericolo di morte, c'è tutta una serie di elementi interessanti che però, insomma, sono considerati un itinerario secondario non proprio frequentatissimo. Va bene, io ho rimediato questa mini escursione per chi di voi si chiedesse: ma come fa questo qua a pubblicare video di escursioni con tutta questa frequenza? Perché il mio canale, anzi il nostro canale, perché c'è anche qualcuno che spesso collabora con me, Bruno, e questo canale l'abbiamo chiamato Escursioni Suburbane Roma, perché noi facciamo vedere posti situati nelle immediate vicinanze di Roma. Come ho detto, qui stiamo praticamente alla confluenza della Via Formellese Sud e della Cassia, siamo praticamente dentro Roma. Dietro a un quartiere di Roma, la cascata adiacente a una strada che sbuca nella zona delle palazzine di Roma. Quindi sono tutte escursioni molto a portata di mano, e quando io giro per lavoro, perché giro molto con la macchina, vado da un cliente dell'azienda a un altro, e spesso passo talmente vicino a questi sentieri che mi rimane facilissimo fare una piccola deviazione. Questa è un'escursione che ho fatto in 25 minuti esatti. Adesso torno alla macchina e torno al cliente successivo. Veramente un gioco da ragazzi quando si fa un inventario, quando si fa un inventario di posti segreti, più o meno segreti, comunque posti molto belli, vicinissimi a dove si vive e si lavora, si possono veramente fare escursioni con una frequenza quasi giornaliera. Ok, ragazzi, io vi saluto e vi auguro buone avventure. Ciao ciao!